forward commander, as told us in vain. When he asked that his men be Salve a tutti e benvenuti al D Museum. Noi ragazzi della terza D vi accompagneremo virtualmente alla scoperta dell'operazione militare sullo sbarco di Anzio. In questa mostra vedrete immagini, nostri disegni e video, ascolterete audio e leggerete curiosità relative a questo evento storico. Sperando che il tutto sia di vostro gradimento, vi auguriamo una buona permanenza. As I recall, in the form of a scroll, golden dawn. Lo sbarco di Anzio fu un'operazione militare di sbarco anfibio condotta dagli alleati sulla costa tirrenica, antistante gli abitanti di Anzio e Nettuno, durante la campagna d'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Si trattò di un'operazione militare fondamentale per la conquista dell'Italia da parte degli alleati e fu decisa il 25 dicembre del 1943 da Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt. L'obiettivo della manovra militare era la creazione di una testa di ponte ad Anzio oltre lo schieramento tedesco sulla linea costa, in modo tale da aggirarla e costringere gli avversari a distogliere ingenti forze dal fronte di Castino. Questo per permettere lo sfondamento della quinta armata del generale Mark Clark lungo il settore tirrenico della costa, una linea fortificata difensiva del 4 ottobre 1943. Le truppe americane, sbarcate ad Anzio, oltre all'obiettivo di sfondare la quinta armata, avrebbero occupato i colli albani, impedendo la ritirata delle divisioni tedesche. La loro distruzione avrebbe consentito di conquistare Roma e abbreviare la campagna. Lo sbarco di Anzio avvenne con successo il 22 gennaio 1944, ad opera del VI Corpo d'Armata statunitense, guidato dal maggior generale John Lucas. Nel suo complesso, però, l'operazione Schengel non raggiunse gli obiettivi iniziali prefissati. Le forze tedesche, sotto il comando del feldmaresciallo Albert Kesterling, riuscirono a bloccare l'iniziale avanzata del VI Corpo d'Armata e a sferrare una serie di contrattacchi che misero in serie difficoltà gli anglo-americani e constatarono loro forti perdite. La lunga e logorrante battaglia di posizione, che seguì nell'area della testa di ponte, continuò fino alla primavera successiva, quando i tedeschi furono costretti alla ritirata dopo il crollo del fronte di Cassino. Ancora una volta, l'obiettivo di distruzione delle forze tedesche in Italia non fu conseguito, e i tedeschi in ritirata poterono sfuggire dalla morsa nemica e ridisporsi sulla linea gotica, che bloccò per mesi gli anglo-americani sugli Appennini.